un anziano in ciabatte e calzoncini, il sondino nel naso, un po' malconcio per un intervento chirurgico subito 2 giorni prima, e poi c'è Ebony, 18 anni, un lavoro da cameriera in un fast food texano. L'anziano si chiama Andrew, ha 78 anni, e chiede a Ebony una fettina di carne, ma poi non riesce a tagliarla. Le mani non gli funzionano bene, a quell'età troppi acciacchi, un po' di debolezza negli arti. Signorina, dice Andrew, mi aiuterebbe a tagliare la carne? So solo che avevamo molto da fare, racconta commossa Ebony. Eravamo tutti impegnati, piatti da servire, ordinazioni telefoniche. Sentivo chiamare il mio nome dalla cucina, ma dentro di me sentivo anche un'altra voce che diceva: fermati, non correre in vano. Ci metti poco a tagliare la carne a quest'anziano. Potrebbe essere tuo nonno. E così Ebony si ferma un attimo, lascia da parte la fretta, taglia la carne a Andrew prima di riprendere il suo lavoro. L'occhio del telefonino di una cliente riprende la scena e la posta su Facebook. 100.000 mi piace, 50.000 condivisioni in 2 ore. La storia di Ebony commuove il Texas, tanto che l'università locale decide di assegnare a Ebony una borsa di studio da $16.000. Ebony però continuerà anche a lavorare. Profondo il commento di Laura, che ha ripreso la scena. In quel momento ho sentito spontaneo di dover scattare una foto in un mondo segnato da tanto male, ha aggiunto Laura. Dobbiamo allenarci a riconoscere i segni del bene che generano altro bene.